Centrodestra riunito in conclave ieri sera. Al tavolo della discussione tutti i partiti della coalizione alla presenza della senatrice di Forza Italia Marzia Ferraioli. Una riunione che è servita a fare il punto della situazione in vista della tornata elettorale di maggio 2019. Sul tavolo progetti ed ipotetici candidati. Al momento, dopo l'uscita di De Martino prima e di Anna Rosa Sessa poi, la coalizione di centrodestra è alla ricerca di un nome che possa mettere tutti d'accordo. A rivendicare il sindacato, oltre a Forza Italia e Fratelli d'Italia, anche la Lega di Salvini, che mette le mani avanti sul possibile nome da proporre in vista delle amministrative. A confermarlo il portavoce cittadino della Lega di Salvini, Luigi Amendola. Crediamo di essere pronti per poter esprimere il nome a Pagani e poi trasferire ovviamente il nome ai vertici provinciali per la ratifica. Quindi ci sentiamo pronti sul territorio a questa rivoluzione del buonsenso per far rinascere la nostra Pagani. Devo dire incontro proficuo e costruttivo. Ieri abbiamo gettato le basi per arrivare alla stringitura dei sacchi, come si suol dire. Quindi dalla entrante settimana, da un lato si lavorerà per il completamento del programma, dove ogni partito individuerà due nomi che si siederanno ad un tavolo tutti insieme, quindi essendo cinque partiti si siederanno 10 persone delegate dal partito, due da ogni partito, e completeranno il programma che noi in realtà avevamo già gettato le basi in alcuni punti, soprattutto nel primo punto che è importantissimo per noi, che è quello della sicurezza.